Ciao, bentornati e ritornati sul mio canale. Sto perdendo l'entusiasmo perché sapete che io non sopporto io li faccio di solito di botto i video. Questa è la terza volta che rifaccio il video. Si stanno accanendo tutti contro di me. Ci provo. Una promessa è una promessa. Adesso devo andare a recuperare le cose che avevo buttato di qua. Nel video precedente si era fermato. Non ho capito cosa è successo. Io infatti non li faccio quasi mai col telefono per quello, perché fa quello che vuole. Non sono riuscita a farvi vedere gli ombretti di H&M. Adesso vi faccio vedere perché ovviamente swatchati. Il primo che ho preso è stato Blueberry Swirl, che è questo. Come vedete c'è l'etichettina 1 euro, loro le avevano esposte dietro le casse, aperti così con un po' di polvere, vabbè, chi se ne è. La cialdina era intonsa fin quando non ci ho messo le dita io, per cui va benissimo. Sembra molto più scuro in cam, invece è un colore diverso, ma metterò le foto su Instagram 3,75. Appena riusciremo a fare una cosa decente. Questa è la prima colorazione, che è quella più chiara e leggermente meno pigmentata degli altri. Poi ho preso, non è che c'erano tutti questi grandi scelte di colori, vero? Di quelli che c'erano, c'era anche un rosa. La commessa mi fa: no, il rosa non è adatto al tuo colore. Mi sono lasciata convincere, ma se lo trovo me lo compro, perché chi se ne frega se non ha dato i miei colori. Dark Crystal, questo, sempre 1 euro. Adesso passa anche l'ambulanza, fantastico. E questo sembra un blu, invece è un viola, molto più scuro di quello di prima. E questo è il colore, molto carino. Non vedo l'ora di provarli, poi vi saprò dire. Salviette, sì, ce li ho, sì, ce li ho. Fa venire l'ansia, ma l'ambulanza, penso sempre a qualcuno che sta male. E l'altro colore è Wanderlust, che è questo verde. Metallizzato. Che è questo colore qua. Molto carino, ripeto, per 1 euro. Ce n'erano altri tre colori, mi pare, che proprio non. A parte il rosa, gli altri non me ne potevo fregare di meno. E questo, una promessa, e abbiamo fatto. Dopo cambiamo salvietta perché siamo veramente. Poi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Per una volta sono andata dalle ragazze alle Corti Veneto. Sapete che a me quel punto vendita non piace proprio per niente. Però è stata gentilissima perché c'era già in atto la promo 3 più 3. Io avevo preso tre matite che adesso vi faccio vedere e non volevo altro. Mi fa: ma no, guarda che c'è la promo, non ti serve nient'altro. A me più di tanto quel negozio non piace andarci. Non sono neanche stimolata, a meno che non vado direttamente perché ho visto qualcos'altro dalle ragazze dall'altra parte e vado lì perché è più vicino. Però mi fa: guarda, è un peccato prenderla, perderla qua e là. Mi fa: guarda, queste qua tanto non le paghi. Mi ha dato queste salviettine, sono 10 per ogni pacchettino, struccanti di Kiko, per poter usare la promo. Non mi sono costate niente, ben venga, la ringrazio perché per una volta è stata carinissima e gentilissima. Di solito li mi ignorano proprio. Oppure sì, adesso cominciano a salutarmi, però mi guardano sempre un po' strano. Forse perché dico che non mi piace andare da loro? Non lo so. Mi sento in colpa. Vabbè, allora ho preso le matitine della Beauty Game perché ho aspettato. Io non, ormai le collezioni cerco di aspettare prima le opinioni che vedo un po' in giro. Poi, comunque, queste matitine qua io sono tutto al contrario di quello che ho sentito in giro. Per cui, alla fine le ho prese perché penso di essere una delle poche che non si lamenta che le piacciono un sacco. Avevo preso la nera, mi è piaciuta, non mi ha dato questo gran fastidio agli occhi, per cui ho detto: ok, 2,90 euro l'una, vado a prendere anche le altre. Mi dispiace non aver trovato l'azzurrino. La 01 Sporty Cream, che è praticamente la burro. Devo anche andare a prendere il pane magari a una certa ora, che è questo colore qua. Poi la 03 Dynamic Burgundy, non si vedrà mai, altro che non è che questo, che è il blu. A me sarebbe piaciuto proprio l'azzurrino, quello bello straccioccolo che c'era. E poi la 06 High Tech. Cominciamo subito. Non era, no, se vi siete accorti, non era il Burgundy questa, ma era l'High Tech blu, la 06. E adesso vi faccio vedere la 0, che è rimbambita, ma non lo rifaccio il video, non ci penso proprio. Non ci penso proprio, la 03, la Burgundy è questa.
No, 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 assolutamente, vi tenete le papere, strapapere, sembra un marrone ma alla fine è un burgundy, è un borgogna praticamente, vi tenete papere, strapapere, no, perché sono veramente, non lo faccio più. Non piace a nessuno, non piacciono a nessuno queste matite, perché se fate così anche dopo un po' si squagliano dappertutto. A me piacciono un sacco, non tanto per l'utilizzo esterno ma per l'utilizzo interno, perché non mi danno fastidio, per cui io sono sempre alla ricerca di matite che non mi danno fastidio, non mi diano fastidio. E tra l'altro quella nera mi dura anche un sacco sulla rima interna degli occhi, cosa, un evento speciale, per cui promosse. Poi sono andata dalle mie ragazze di là a San Giovanni Lupatotto il giorno dopo e non avevo gli ometti dietro e siamo state là a chiacchierare su questo prodotto qua, là su e giù, un bel po'. Poi alla fine non sapevo come finire la promo perché avevo preso dei prodotti ma me ne mancavano due, non sapevo quale prendere, per cui sono stata veramente là, non dico un'ora ma 40 minuti. E sono stata a farmi tutti i miei conti perché io volevo la CC Blur, quella nuova, ma a 19,90, o la prendevo da sola e usavo i 10 euro di sconto che avevo, ma erano 9,90, o l'avevo combinata con altri prodotti ma veniva sempre comunque sui 40 euro, poi togliendo i 10 erano comunque 34, erano tanti. E beh, arrivo e le mie ragazzuole mi fanno tremenda, perché tanto ormai sanno che sono tremenda, 75, lo sai che la CC Blur dell'edizione di Natale è a 5 euro? L'unica differenza è che è stata l'altra, è stata riformulata e non sfarina come questa. Ma chi se ne frega se sfarina? Alla fine l'ho presa e nella promo non l'ho pagata perché era il prodotto che costava meno, sono tornata indietro e ne ho preso un'altra, alla fine ho speso 5 euro solamente, ma di due. Ne ho preso una di scorta perché si sono fatta male, non lo so, però l'ho usata oggi sotto il fondotinta, questo della Neo Noir, non mi interessa più di tanto l'effetto levigante ma che mi duri di più il fondotinta, perché con la mia pellaccia strana vediamo che effetto fa. E comunque se mi rimane nuova l'altra vedremo che cosa farne. Vi faccio vedere prima questa perché era la cosa che mi ha risconvolto tutti i miei calcoli di eccetera, ma è quella che non ho pagato alla fine perché costava meno degli altri. Era questa Skin Trainer CC Blur, correttore ottico pelle perfetta, questo era lo 01 light to medium. Si poteva aprire sia così da una parte oppure sopra, io preferisco aprire da sopra perché adesso la scatola tanto la butto, ma è per farvela vedere. Il prodotto, il tubetto è così, adesso è rosso con il pack nuovo, ha un bucone gigante per farla uscire, è una cosa, vediamo, è una crema abbastanza corposa, crema essendo un primer, è abbastanza corposetto e a me più di tanto non sembra che sfarini. La pelle, allora il colore rimane uguale, qua forse vedete che sfarina tirandola tanto, eccola qua che sfarina un po', ma se vedete dopo pian pianino tirandola non lo fa più, la pelle si opacizza e vi fa quell'effetto liscio sì ma no, è siliconica perché il primo ingrediente è di meticone, ma non è quella cosa scivolosa proprio del silicone, l'avevo provata e... l'altra, quella nuova, l'aveva provata, mi era piaciuto tanto l'effetto sulle mani, però vi ripeto 19,90 un po' mi scocciavano. 5 euro mi piacciono tanto, care le mie ragazze, e questo è stato diciamo la cosa che sono entrata, ho detto wow, rifacciamo tutti quanti le varie combinazioni, opzioni della promo. Mi sono presa come prima cosa, perché la puntavo da un po', mi era piaciuto il pack, diciamo l'astuccetto, quando l'avevo vista a prezzo pieno, ho detto ok, la prendo più che altro per le, come si può dire, le polveri, la terra e il blush, non la rimetto nella scatola. È la palette 02, questa sempre della Beauty Game, Rosy Tones o Tones, non lo so. Quella con questo bel astuccetto, che era quello che mi aveva colpito un sacco, mi era piaciuto un sacco l'astuccetto, che poi alla fine si apre, c'è il suo specchietto qua sopra, la plastichina per proteggere le polveri, ma che poi io toglierò, con la matitina mignon dentro, il pennellino, lo sfumino, quello in gomma, le ditate che vedete già sulle cialde sono le mie perché è la forza di fare il video, mi piaceva un sacco la terra, che anche quella non è che era, sembra più rossiccia a vederla in cam, però no, sembra più scura, non è così scura comunque, e il blush, che anche quello non mi manca, vero, mi mancano sicuramente, e più che altro per farvi vedere il colore di questo, il blush sono questi qua, e gli ombretti, ma adesso tiro via la plastichina dello specchio perché mi dà fastidio.
Gli ombretti sì, sono carini, sono chiari, 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 può darsi che rendano un po' di più con usati con pennello su primer, questo è quello più chiaro, questo è quello medio, che comunque non sono male, eh? E questo è il colore più scuro. Questa è tutta la palettina ed è stata quella l'inizio per la promo, ripeto, 9,90, la trovate ancora perché io da... Dio, non so adesso effettivamente se la trovate ancora dopo la promo 3 più 3, perché può darsi che se la siano anche portata via. Comunque in giro da me ce n'erano un sacco, anche delle matite quelle lì, sempre della Beauty Game, io straparlo, cioè veramente. Vabbè, questa è stata la parte più costosa. Poi ci giravo da un po' perché l'ho vista svuotata. Alle Corti Venete le hanno ancora esposte, sono quattro combinazioni da quattro ombretti, loro invece là non ce l'hanno, ma io sapevo già quello che voleva, le ragazze sapevano cosa, sono andate a prendermela in magazzino. La scatolina l'ho già messa via perché sono una pirla, è questa palettina, la Color Fever, io l'ho preso la colorazione 101. E sono 12,90 di 4 cialdine, anche belle grandi, perché comunque sono 4 cialdine da 7 grammi, 0,7 grammi, 6 mesi del PAO. Che altro dire se non farvela vedere? Questa è la palettina. Non nego che mi piacerebbe comprare anche quella nera, visto la sbocciando questa qua, visto la scrivenza, non nego che. Parliamone di poter andare a prendere l'altra. Questi sono i colori, anche quello più chiaro comunque è veramente straluminoso, guardate che roba. E voilà, questa era da comprare assolutamente, perché secondo me può essere che anche queste spariscano. Il tintinnio che sentite è il braccialetto che ho preso ieri da H&M, che ancora non mi sta dando fastidio, anche questo come gli orecchini H&M, e per cui mi sto sbizzarrendo un po' a portarli. Finalmente hanno fatto delle cose che a noi allergiche non danno fastidio. E l'altro prodotto costoso che ho preso è stato, per avere poi gli altri tre prodotti, il mascara della Neo Noir, questo si chiama Maxi Mood Mascara, sono 10 ml, 6 mesi dall'apertura, 11,90 mi pare costi, il pack è così, con il logo poi davanti. Diciamo che confronto ai rossetti e agli smalti, questo è quello che ce l'ha più sottile, qua il cosino, il tappino, è quello che ce l'ha più sottile. Lo puntavo da quando è uscito, ha lo scovolino leggermente, non so se riesco a farvelo vedere sulla mia faccia bianca, leggermente flessibile, minuscolo, come quello della L'Outrageuse Curl di Sephora, e quello che ho preso, no, un po' più grande, quello che ho preso di Astra, un po' più grande, questo qua assomiglia proprio all'Outrageuse Curl, bellissimo, è quello che ho su adesso, non so se si vede, comunque vi farò una foto come faccio io di solito su 3,75 mi metto senza e con mascara, e anche l'ombretto poi che vedete è sempre della Neo Noir che ho preso, che mi veniva con la promo. Mi piace un sacco questo mascara, è già la seconda volta che lo uso, non mi dà fastidio agli occhi come le matite. Yuppi, facciamo festa! Almeno al momento non mi sta dando fastidio, si stende bene, mi fa il volume che voglio io, si strucca benissimo e si asciuga in fretta e non stampa, per cui a differenza del Sephora che ci mette un po' ad asciugare e rischiate che vi stampi sopra la palpebra e che poi a struccarlo è una disperazione, questo qua promossissimo. Poi con la promo mi è venuta la Sis Blur e mi sono presa, lì ci ho messo veramente un sacco, vabbè, parlare di questo o quell'altro prodotto, ma poi ci ho messo veramente un sacco per scegliere altri due prodotti da mettere per finire la promo. Allora, l'ombretto quello grigio, il matitone quello grigio, l'ho buttato subito nel cestone, cioè nel cestino. Il terzo prodotto veramente, volevo prendermi un rossetto di quelli lì, dei glossy della linea Gossamer, ma quelli glossy, la mi fa tremenda,
ne hai pochi rossetti, mi ha riportato un po' in carreggiata, effettivamente ne ho tanti, ho detto no, rossetti no. Allora, intanto ho preso lo 06, che è questo, che è quello grigio, che ho usato per fare questo trucco, che non so cosa si vedrà, vi metterò le foto su Instagram che ho già fatto. Adesso non volevo mica, spero che si vedano le pearlescenze. Allora, eccolo qua, vedete che tende leggermente il viola, grigio, comunque ha del metallizzato dietro, per cui questo è andato nel cestino tranquillamente perché l'avevo già puntato. L'altro avrei preso anche quello color panna con i glitter, oppure quello marrone. Mi fanno, ma no, dai, è un colore classico, eccetera. Effettivamente io di questi qua non ne ho, di questo colore non ne ho. Vabbè, diciamo che ormai rossetto sto parlando da un'ora e più con tutti i video, non so come sarà. Diciamo che ne ho tanti matitoni, ho tanto, 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 tanto. Era in più anche comprare con la promo, effettivamente. Come un po' tutte noi, però vabbè, ci facciamo tentare. Allora, alla fine ho preso lo 03, sempre della Neo Noir, questo che è il colore, questo qui. Volevo fare così, però forse riesco a farlo meglio. Che è il color ramato, che a differenza del marrone è un po' più luminoso. Questo qua non lo so, vedrò sugli occhi. In teoria, con il colore dei miei occhi dovrebbe star bene tutto quanto, vedremo. Non è uno dei colori che uso di più, anche questo qua. Appunto per quello alla fine ho voluto prenderlo, perché è inutile che prendo, vado sempre sul sicuro, ma è meglio buttarsi su qualcosa di diverso. Questo è fissato, cioè vengono, io ho usato la salvietta, ma finché non si asciuga verrebbero via la velocità della luce. Poi quando è asciugato si fissa, però vi lascio il tempo di lavorarli. Questa maglietta mi sta rompendo le scatole. E questa è stata la promo Kiko, di avere un'ora d'aria senza il piccolo, veramente almeno ho potuto parlare di make-up e qualche, come si può dire, qualche parola in più di quell'altro che continua a pocciare dappertutto, quell'altro che sta fuori, batti i tacchi perché ha fretta. È vero che ci posso andare anche da sola durante l'anno scolastico, però la mattina adesso purtroppo non è ancora iniziato, per cui ho sempre il piccolo tremendo dietro. Poi ho ordinato tre cosucce della collezione di Essence su Cosmetic for Less. 8,90 euro di spese di spedizione sono un'esagerazione, però purtroppo questa collezione non sarebbe comunque uscita in Italia, fatalità, ho visto che adesso l'hanno messa anche su Maquillaia, che le spese costano 4 euro in meno, però vabbè, ero in quell'anda che volevo assolutamente quella cosa lì, e gli ho detto amore posso, e mi fa va bene fallo, e l'ho ordinato, però vi ripeto, per tre prodotti è una ladrata proprio, perché assolutamente, alla fine mi sa che ho speso, se non uguale a quello che ho preso, qualcosina di più mi sa anche di quello che ho preso. Volevo a tutti i costi perché mi piaceva il pack, non tanto il pack, ma il disegno del pack, e il prodotto è della X62 Explorer Blush, questo della Essence, che è carinissimo, più che altro perché è un degradé ed era una colorazione bellina, 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 bellina. Ho un altro degradé, altri due degradé forse di Essence. Questo è il colore che esce, è molto chiaro. Probabilmente prelevando un po' di più dalla parte scura diventa più scuro. Vi saprò dire perché li avevo ancora nel sacchetto queste cose qua. Non, a parte il mascara e oggi aver usato la CC Blur, i tre prodotti Kiko, il resto è rimasto lì di quelli, vi faccio vedere, è rimasto lì nel sacchetto. Poi ho voluto prendere questo che probabilmente c'è scritto Refreshing Lipstick 01 Pink Parrot, probabilmente è un qualcosa di mentolato, non lo so, non l'ho messo sulla bocca perché non vi so dire. Questo lo proviamo qua, è molto sheer, è tipo un gloss, vedendolo così. Boh. Poi ho portato la rotellina perché prima non ce l'avevo, adesso ce l'ho, lo swatcho, vi dico già che al pennino stretto mi viene da mangiarmi no le mani di più. Oltre che stretto è minuscolo proprio, meno male che il colore è pigmentatissimo, infatti mi sta facendo venire voglia di togliere lo smalto rosso che ho appena messo per mettere questa cosa qua, perché ve l'ho appena passato, per cui lo sto facendo adesso. Questo è il colore dello smalto che si chiama come Pink Parrot, come il rossettino, questo è lo 04 e questa è una passata in diretta, nel senso che l'ho appena fatta. Dello smalto, una passata sola ed è uscito questa cosa qua,
adesso mi si capota sui pantaloni che deve ancora asciugarsi. L'unica cosa che ha un pennellino di quelli proprio strettini strettini tristi. Vai. Ovvieremo questo discorso qua, cercheremo di aggirare questo ostacolo. Poi c'era la promozione Yves Rocher cartoline, per una volta mi hanno dato anche il sacchetto, non ce l'hanno mai, devo sempre mettermi la roba in borsa. Me ne sono fatta fatalità, me ne è arrivata una ce l'avevo da un po' e una mi è arrivata anche per email. Di solito quando la prima cartolina vado è già finita la promozione, perché se non mi sbaglio era quella di agosto. Fatalità, ho trovato tutto. Allora, mi è venuta con la cartolina, spendendo 6,90 euro di tutte le cose che vi faccio vedere adesso, ho speso solo 6,90 euro, mi hanno dato questo borsettino di quelle ripiegabili, queste qua, possiamo anche aprirla comunque, di quelle che si richiudono, che sono anche belli capienti, che io ne avevo anche l'anno scorso, l'avevano data. Mi sono trovata benissimo finché il piccolo forse trascinava la bucata, però era veramente resistente. Poi mi hanno dato questo campioncino, sono 30 ml, tante mini taglie, SOS mani pulite, questo, sempre all'arnica, sapete che a me già la crema mani mi piace un sacco all'arnica, questo adesso finalmente posso metterla in borsa. Erano tre, uno l'ho dato ad Alberta perché sono passata da lei e le ho dato questo. Oh, mi sa che ho messo di là, vabbè. Volevo farvi vedere, ma l'ho già messo su Instagram, la crema gambe rinfrescante riposante della Biocorda Eurospin, 2,49 euro, Icea. Vi ho messo la foto su Instagram, 3,75 euro. Devo ancora provarla, sa tanto il profumo da mentolo, così, perché mi è venuta in mente l'Alberta, l'ho spedita lei perché io quando lo trovavo, e ne ho dato uno, a me me ne hanno dato tre, non c'era il prodotto che era abbinato, mi fa guarda ti do questi, vanno bene lo stesso, sì mini taglie tanto belle. Questo qua è uno shampoo nutriente praticamente, senza parabeni, senza coloranti, senza silicone, sono 30 ml anche questo, mini taglie, sì, Elena tanto felice. Poi sempre un'altra mini taglia, questa è una crema corpo rilassante, credo, alla lavanda. Questa sono sempre 30 ml. Adesso non l'ho neanche aperta. La profumazione è buonissima, ci mancava. E le uniche due cose che ho comprato è stato lo shampoo, che comunque devo comprarlo lo stesso, così ne ho approfittato. Questo qua è il mio solito alla Mamelis. E l'acetone che era scontato con la cartolina, questa sono 100 ml. In teoria dovrebbe essere senza acetone perché non c'è nei primi ingredienti, vi sto per dire. Discorso cartoline, a volte mi chiedete su Instagram, a me arrivano sempre sia quelle di Bottega Verde che quelle di Yves Rocher, perché io comunque dei piccoli acquisti durante l'anno anche senza cartoline le faccio, probabilmente è per quello, io non vi so dire perché a me arrivano, avete tante che non vi arrivano, non ve lo so dire, cioè dovete chiedere voi in negozio, perché io ripeto, lo shampoo comunque anche se non ho la cartolina, se l'ho finito lo vado a comprare, se magari ci sono i doccia schiuma che quando fanno le offerte vado, li compro anche se non uso la cartolina, per cui probabilmente non so se è con degli acquisti frequenti. Poi ma sto pirla fissa, però avevo preso tutti gli orecchini, vabbè, il set che vi ho messo la foto su Instagram. E poi c'erano le mollettone, quelle a bocca. No, non posso fare la, no, ma le mollettone ve le fate vedere nel video prima, forse mi sono salvata così. E l'unica cosa che non vi ho fatto vedere nel video prima è questa, perché era in questo sacchettino qua, da Casanova, oddio, non ho visto, 3 euro forse, questa cade, presa al volo, set manicure fatta così, che le righe ricordano tanto le cose di Sephora con la bocca, e dentro c'erano tutti gli accessori, per cui 3 euro mi sembrava, puzza tantissimo da collante, quelle cose lì solite, classiche, cinesi. Era carina la borsettina, aveva la bocca, mi ricordava tanto il discorso Sephora, e l'ho portata a casa, anche perché a me piace avere questi set qua da portarmi in giro. E mi pare, non so, di aver fatto vedere tutto tranne l'ultima cosa. Io vi faccio vedere il bigliettino da visita, ma non di sicuro perché è una collaborazione, ma perché gli ho detto alla ragazza, dammi, non avete una brochure qualcosa? Per la ragazza di Verona e provincia, era per guardare, Magnolia, si chiama Magnolia Decoupage. Si chiama comunque Magnolia questa cosa, la trovate su Facebook,
Nel centro commerciale, quello vecchio, prima delle Corti Venete, dove c'è Combipel, D'Avanzo, Pittarello, nel piano superiore, per le cartopazze, se voi entrate, ha una parete di perforacarte, un'altra parete di timbri, quelli che ho visto anche da Paola Style, quelli trasparenti che potete fare, i timbri, quelli comunque, la spugnetta, eccetera, carte, quelle cose lì, ha una marea, ovviamente non ha i prezzi di AliExpress, per cui scordatevi di pagare meno di 5-6 euro le cose, almeno quello che ho preso io è costato 6 euro, cioè, però lì avete il discorso che potete guardarvele, comunque anche solo andare a sbavare, cosa che ho fatto io, e mi sono comprata questo per stondare gli angoli, perché non avevo voglia, anche perché ho un ordine di AliExpress che non mi è arrivato, sono passati 2 mesi, per cui un po', per quanto siano 90 centesimi, è un po' scazzante stare qua ad aspettare, io non ho voglia di aspettare, c'è anche lì, c'è anche su Amazon magari che costa meno, io non avevo voglia di aspettare, me lo sono comprato, così adesso posso aprirlo, lo stonda a angoli, questo qua è bello gigante, dell'Artemio, in teoria è quello che fa queste cose qua. Comunque, se siete lì, andate a dargli un'occhiata, perché almeno andate a sbavare un po' come ho fatto io, volevo comprarli tutti per fare carta, perché c'erano veramente una parete, ce ne avete conto, una parete. Mi pare di avervi fatto vedere tutto, aver parlato come al solito, un'esagerazione. Un bacione, ciao!